generale Roberto Vannacci a Pescara per la presentazione del suo libro Il mondo al contrario, sala consigliare del comune di Pescara, gremitissima, fuori la protesta, ma ci colleghiamo in diretta con Anna Di Giorgio. Buonasera Anna. Ciao Massimo, buonasera a te, buonasera ai telespettatori del TG8, lo hai detto bene tu, sì, con la telecamera di Diego Martelli siamo venuti all'interno del comune di Pescara, proprio alle nostre spalle c'è l'ingresso di una sala consiliare del comune, gremitissima di persone che sono venute ad assistere alla presentazione del libro del generale dell'esercito Roberto Vannacci, Il mondo al contrario, che è stata oggetto anche di proteste da parte di chi appunto ha ritenuto le frasi scritte e pensate appunto dal generale Vannacci offensive, discriminatorie, antidemocratiche nei confronti di alcune minoranze di cui il generale ha parlato all'interno di questo libro. Della protesta ci occuperemo tra pochissimo, intanto vi dico che poco fa abbiamo ascoltato il generale Roberto Vannacci, che era stato al centro anche della polemica, era stato sollevato poi dall'incarico di capo dell'Istituto Geografico Militare proprio per queste frasi definite shock. La sala consiliare, vi dico che ha soltanto posti in piedi, sono stati occupati anche gli scranni dei consiglieri comunali, e al generale Vannacci, che abbiamo raggiunto proprio prima della presentazione del libro, abbiamo chiesto proprio conto di queste frasi, insomma, come ha inteso anche lui difendersi. Lo ha fatto anche in altre occasioni, dicendo che in Italia non esiste un reato di opinione e che il pensiero può essere libero. Ha detto più volte di essersi schierato contro il pensiero del politicamente corretto, e lo ha fatto appunto scrivendo questo libro, in cui sono contenuti comunque pensieri da cui si generano azioni che poi evidentemente possono portare anche a episodi spiacevoli nei confronti di queste stesse minoranze da lui citate nel libro, che spesso sono state anche al centro di episodi di cronaca spiacevole come parte lesa. Questa è stata la domanda che abbiamo rivolto al generale, sentiamo allora cosa ha risposto. Molto male, questo non giustifica assolutamente il fatto che non si possano pensare e avere idee, questo invece avvalora l'ipotesi che quello che distingue l'uomo dalla bestia, ma non intendo la bestia animale, ma la bestia uomo, è proprio la capacità di essere razionale e di distinguere quello che può essere pensato ma non può essere trasformato in un'azione delinquenziale. Eccolo dove è il limite, ecco il punto dal quale non si può transigere. Le opinioni sono libere, le idee sono libere, non possiamo avere una polizia del pensiero che ci controlla ogni giorno quelle che sono le nostre opinioni, i nostri pareri. Sarebbe veramente un paradosso orwelliano. Insomma, Anna, siamo sempre in collegamento con la nostra inviata alla Comune di Pescara. È un libro, Il mondo al contrario, che ha fatto assolutamente discutere, no? Ha fatto discutere tantissimo. Intanto vi dico anche che abbiamo rivolto anche un'altra domanda al generale, perché ovviamente la questione del suo libro, dei temi trattati, è diventata al centro si è posta al centro del dibattito politico, soprattutto per quanto riguarda la questione dei diritti civili su cui la politica è impegnata nei confronti di queste appunto minoranze che vengono citate nel libro, nello specifico omosessuali e immigrati. Al generale abbiamo anche chiesto se intende candidarsi, visto che gli appuntamenti elettorali sono tanti nei mesi che ci aspettano, ma ha ribadito, come già aveva fatto, la sua volontà di continuare a fare quello che sta facendo e quindi di continuare a indossare la divisa da militare appunto dell'esercito, essendo lui generale. E questi diritti dei civili, dicevamo, sono stati al centro anche della protesta che si è svolta proprio in concomitanza con l'arrivo del generale Vannacci qui in Piazza Italia. Sono scesi in piazza tantissimi cittadini, tantissimi rappresentanti delle opposizioni, dei sindacati e ovviamente anche dell'opposizione politica, perché qui nella sala consiliare del comune si è parlato di libertà di pensiero, è stata questa la frase appunto che ha detto il consigliere regionale della Lega Vincenzo D'Incecco, che ha organizzato questo evento. Ha detto: siamo andati avanti nonostante le polemiche proprio per ribadire l'importanza della libertà di pensiero. Gli ha fatto eco proprio in Piazza Italia a pochi metri da qui lo stesso Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, che ha detto anche in maniera provocatoria appunto: la libertà di pensiero oggi è possibile grazie
alla lotta dei partigiani. Allora ascoltiamo il segretario nazionale di Rifondazione Maurizio Ciarbo e poi anche Alessandra Tersigni della segreteria della CGIL di Abruzzo e Molise, che è scesa in piazza insieme appunto a tanti altri per distribuire la Costituzione, Costituzione da difendere in questo caso anche con un sit-in di protesta come questo. Linea alla regia con queste ultime due interviste. Massimo, poi se non hai domande ti restituiamo la linea. Io ho aderito alla manifestazione detta dalle associazioni perché penso che non possa diventare normale un discorso razzista, omofobo, fascista. Cioè in democrazia tutte le opinioni sono legittime, ci si confronta, ci si scontra, ma quelle di Vannacci non sono opinioni normali. E tra l'altro far passare un personaggio del genere come una sorta di pensatore originale e controcorrente non va bene, addirittura lo stanno mitizzando. Io credo che sia molto grave che la destra sponsorizzi questo personaggio, le cose che scrive e dice, che sono oggettivamente contrarie al principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione, che dice che non sono tollerate nel nostro paese discriminazione per razza, religione, sesso, condizione sociale, eccetera. Quindi io credo che sia già grave che non sia stato licenziato, che adesso lo invitano a fare il conferenziere come se fosse Norberto Bobbio. Io francamente sono preoccupato, perché poi queste parole si seminano nella società e ci ritroviamo le aggressioni razziste e omofobe. Quindi un po' ha bruciato la domanda che stavo per farle, perché Vannacci si è tra virgolette difeso dicendo che in Italia il reato d'opinione non è un reato, non si possono processare i pensieri. Questo è così in Italia perché i partigiani hanno vinto la resistenza, ma questo non significa che se uno propone l'ideologia che era la base della difesa della razza di Hitler e dei suoi seguaci italiani vada considerato una brava persona. Non è una brava persona. Beh, che ci sia una parte politica che si faccia da megafono per dei messaggi così lesivi della Costituzione per noi è veramente pericoloso, è una deriva pericolosissima, per questo abbiamo portato oggi la Costituzione, la stiamo distribuendo, perché la Costituzione viene di fatto calpestata dalle parole di questo generale. Nello specifico c'è qualcosa che vi ha indignato più di altro? Beh, chiamare dittatura delle minoranze, tutta quella parte delle persone che hanno semplicemente un orientamento sessuale diverso, hanno una loro tipologia di famiglia, le famiglie arcobaleno, le donne, i marxisti, cioè di fatto si è rivolto con dittatura delle minoranze, quando invece noi siamo un paese che appunto per i diritti costituzionali tendono ad includere tutti i tipi di minoranze e per i diritti universali di tutti.